Buongiorno agli aderenti al patto Julian Assange. Come molti di voi sanno, ieri YouTube ha bloccato la possibilità da parte nostra di pubblicare video per 2 settimane sul canale, quindi interviste e servizi. I motivi sono quelli standard che fornisce YouTube, quindi che due miei video violerebbero le regole della community. La cosa mi risulta estremamente strana e incomprensibile perché si riferisce a un video di 10 giorni fa dove ho intervistato Gabriele Sannino, che è un giornalista, uno stimato giornalista e scrittore. E ha pubblicato finora parecchi libri a tema di economia e anche di evoluzione di ricerca personale. Tra l'altro, alcuni dei suoi libri sono stati ancora qualche anno fa inseriti nel sito del Movimento 5 Stelle come libri consigliati per la formazione della base, diciamo, degli attivisti del Movimento 5 Stelle. L'altra intervista che mi è stata rimossa è di venerdì scorso all'avvocato Marco Mori, dal titolo Conte, uomo fidato di Bruxelles, arriverà a fine legislatura. Il sottotitolo era Lockdown, avviene prima la libertà della salute. Dove tra l'altro l'avvocato Mori si era espresso in maniera molto anche tranquilla, affrontando direi addirittura temi di filosofia del diritto. Quindi io sono assolutamente certo e convinto che non siamo andati oltre le regole, che tra l'altro mi contraddistinguono nel mio canale. Non abbiamo assolutamente offeso o minacciato chi sia, d'altra parte non è assolutamente nemmeno lontanamente nel nostro stile. E quindi io da ieri non posso pubblicare interviste, non potrò mandare in onda quindi l'intervista che avevo realizzato ieri al professor Valerio Malvezzi, non registrerò di conseguenza con Enrica Perucchietti la rubrica settimanale di fake news e con questo messaggio quindi io invito gli aderenti al patto Julian Assange con la loro disponibilità e con la loro sensibilità a dare risalto all'accaduto. Per chi di voi non conoscesse specificamente il mio canale vi invito ad andare a linkarlo, ad andare a vedere dentro i contenuti, i servizi, le interviste che realizzo, sono tutte con ospiti, appunto, primo di elevato standing e hanno un taglio di informazione e dei toni sempre molto, diciamo, dentro i canoni della buona comunicazione. E quindi io non vedo nessun motivo per censurare e credo che sarà opportuno valutare, anzi lo voglio fare, proprio valutare azioni di segnalazione a YouTube perché qui si stanno violando le libertà fondamentali, qui si sta violando l'articolo 21 della Costituzione, quindi adesso bisogna agire in qualche modo. Comunque concludo dicendo, rinnovando l'invito a segnalare quanto è avvenuto al vaso di Pandora. Grazie.